This is so sweet.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima, personalmente a nome della comunità ecclesiale e civile le rivolgo il grazie affettuoso e sentito per essere ancora in mezzo a noi dopo l'esperienza che la vista impegnata nel nostro paese durante la visita pastorale. Grazie perché da quel 23 marzo 2011, da quando non abbiamo più potuto soffrire di questo luogo, ella si è subito prodigato per trovare una soluzione più immediata. Si è costantemente informato sull'andamento dei lavori, segno di una paterna attenzione verso la comunità montese tutta. Ero convinto, e lo sono ancora, che non è il luogo che fa la Chiesa, ma è necessario un luogo che aiuti a fare esperienza di Chiesa. Pertanto lo possiamo dire, siamo contenti di ricevere e di riavere questa Chiesa. Questo grazie voglio estenderlo a tutte le persone che hanno collaborato perché potessimo arrivare a questa inaugurazione. Meriterebbero di essere citate con nome e cognome, ma non lo faccio, perché sanno di aver lavorato per la loro comunità, sanno che significa lavorare per la Chiesa e nella Chiesa. Persone che hanno lavorato intere giornate sacrificando tempo, ferie, riposo. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti come fratelli nella fede per inaugurare, riaprire questa chiesa dopo i lavori di restauro. Preghiamo umilmente il Signore perché quanti varcheranno la soglia della casa di Dio per ascoltare la parola e celebrare i divini misteri, seguano con docilità la voce del Cristo che proclama: io sono la porta della vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai voluto chiamare tua Chiesa la moltitudine dei credenti, fa che il popolo radunato nel tuo nome ti adori, ti ami, ti segua e sotto la tua guida giunga i beni da te promessi. Per Cristo nostro Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo. Carissimi, stringendovi a Lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola, a questo sono stati destinati, ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Parola di Dio. Grazie.
Grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Adoriamo il Signore nella sua santa dimora. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.